Monaco, sesta gara del mondiale. Anche per quest'anno Pirelli ha scelto di portare la combinazione soft e super soft. Ma come viene effettuata la scelta Gran Premio per Gran Premio? Pirelli tiene conto principalmente di quattro elementi che determinano il livello di stress e di usura dello pneumatico. Il primo è la rugosità dell'asfalto. A Monaco la superficie della pista è la meno abrasiva della stagione. Se a ciò si aggiunge la velocità media più bassa, compresa la curva più lenta in calendario, si ha un livello molto contenuto di usura degli pneumatici. Il secondo elemento è il layout del circuito. Ogni tracciato ha infatti caratteristiche peculiari che si traducono in una diversa energia trasmessa allo pneumatico. Frenate più o meno brusche, presenza di curve veloci o curve lente, determinano una quantità variabile di energia longitudinale e laterale scaricata sullo pneumatico. A Monaco vengono molto sollecitati i freni. Questo trasmette calore alle gomme, che si aggiunge allo stress che si scarica sulla struttura. Entrando nella curva Saint-Devot, ad esempio, le monoposto riducono la velocità di 160 km orari in soli 100 metri. Gli pneumatici sono fortemente sollecitati anche nei pressi del complesso delle piscine, dove colpiscono i cordoli a più di 200 km orari, generando un'accelerazione di 3,65 g. Terzo aspetto riguarda le condizioni climatiche attese, che ovviamente incidono sulla temperatura della pista e quindi sul warm-up e sul comportamento degli pneumatici. L'ultimo elemento è l'esperienza accumulata negli anni. I dati storici a disposizione ci spingono a ritenere la scelta soft e super soft ideale per i confini stretti e tortuosi del Principato, dove le sorti della gara negli ultimi 2 anni sono state decise dalle strategie.